quattro giovani bastesi al primo campionato nazionale di Muay Thai, un'occasione di crescita che vedrà Ivano, Simone, Mirko e Claudio sfidarsi a Firenze nel palazzetto Atletica Indoor Marathon. Partiamo da Ivano, come vi state preparando ad affrontare questa sfida? E niente, va bene, è solita routine di allenamenti, giustamente di questo periodo ci alleniamo in maniera più intensa. Non andiamo sullo specifico perché essendo un torneo non sappiamo i nostri avversari quali sono, quindi lavoriamo un po' sul generico, tanto allenamento sul cardio, tanto forza e con l'obiettivo di tenere i 3 round nel miglior modo possibile. Ogni quanti giorni vi allenate nel corso della settimana? Allora, per loro che alla fine devono intraprendere un discorso di light contact, quindi è un light contact, la parola stessa, contatto leggero, diciamo è ancora una fase iniziale prima dei match seri, loro fanno 3 volte a settimana /4, invece per me che faccio una categoria superiore, diciamo è l'elite di questo campo e mi alleno tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica. Ok, quindi diciamo un allenamento del tutto impegnativo. Sì, diciamo di sì, per forza, anche perché quando andiamo a combattere devi essere forte, devi essere lucido perché sennò ci facciamo male. Allora, onde evitare, la migliore cosa è la preparazione. Poi il risultato viene da solo. Anche perché la posta in gioco questa volta sarà molto più alta, voglio dire, a Firenze. Sì, sì, lasciando sì, Firenze, ma più che altro è bella proprio questa cosa che stanno creando. Questo è un passo avanti per un futuro migliore per il nostro sport, perché diciamo cominciano a vedersi delle unificazioni tra federazioni grandi e quindi cominciamo a vedere un futuro verso le Olimpiadi, perché la Muay Thai è quello il suo scopo, entrare nelle Olimpiadi. Allora le federazioni stanno unendo per essere più forti e noi siamo la prima squadra, diciamo, a intraprendere questo viaggio. Si denota molta preparazione comunque dai vostri allenamenti, ma oltre questo, voglio dire, c'è un segreto per un fighter vincente? Il segreto per un fighter vincente è l'allenamento, la determinazione, la perseveranza e il cuore, questo, cioè tanto i sacrifici. Poi c'è anche il talento, però quello, diciamo, dal mio punto di vista viene in secondo piano, perché se uno ha talento ma non si impegna non fa niente. Altro giovane ragazzo di Monte Dorisio che affronterà anche lui la sfida a Firenze. Come è nata la passione per questo sport? Da piccolo ho sempre giocato a calcio. Poi un giorno, un'estate, un mio amico Graziano mi ha chiesto se volevo andare con lui a vedere un match di Ivan a Termoli. Allora ci sono andato e sono entrato un po', diciamo, in questo campo. Ho potuto osservare vari match, non solo di Muay Thai, c'era anche qualcosa di K1. Diciamo, ho visto anche la gente, c'era anche molta gente, diciamo, a vedere. Mi è piaciuto molto l'ambiente. Dopo ho saputo che Ivan aveva questo sogno di aprire una palestra sotto casa. Allora ho detto perché no, a calcio mi ero stancato di giocare, allora ho voluto intraprendere questa nuova avventura. E da quando ho aperto Ivan qui la palestra sono stato sempre presente. Ok, quindi diciamo un po' nata per curiosità, però poi è diventata, insomma, è diventato uno sport che comunque segui con costanza. Voglio dire, sì. Il fatto comunque di arrivare ad affrontare una sfida a Firenze che non capita tutti i giorni, poi si è trasformato in qualcosa di più concreto. Sì, diciamo che io, per me questo è il primo match, perché diciamo prima avevo anche un po' timore di intraprendere queste, diciamo, di esibirmi davanti a un pubblico, però adesso diciamo che di mentalità e di allenamento mi sento bene e quindi credo di andare a fare una bella figura a Firenze. Anche perché diciamo è questo poi il valore aggiunto che ci dà lo sport, superare le nostre paure e abbattere i nostri limiti, che penso che nel tuo caso sia stato molto utile.
Sì, molto, anche perché io ho un'idea ben fissa, che è quella della mentalità. Secondo me in questo sport conta molto la mentalità. Una volta eliminata, diciamo, la paura e quant'altro, è vero, dopo c'è anche chi è più avvantaggiato perché gli viene più naturale alcuni movimenti, alcune cose, però secondo me la cosa più fondamentale è la mentalità. Mirko, altro giovane ragazzo di Monte Dorisio, da te vogliamo che tu ci raccontassi lo sport della Muay Thai dal tuo punto di vista e dalla tua esperienza. Come ce lo descriveresti? Dal mio punto di vista, che io ho conosciuto la Muay Thai tramite un amico che mi ha ispirato molto, che mi ha portato in palestra e ho intrapreso questo percorso. E ho iniziato a vedere che questo sport mi sta piacendo, mi piace molto, e ho iniziato con Ivan dopo pochi mesi a combattere facendo un match di light contact, e vedendo che ancora di più lo sport mi piace e sto continuando a combattere, e a Firenze, andremo sabato a Firenze a cercare di vincere. Una sfida quindi molto importante, ma ci sono delle linee guida, dei valori ai quali ti ispiri ogni qualvolta ti cimenti in un allenamento? Sì, io mi ispiro molto alla figura di Ivan, che si impegna molto e ci dà tanto riguardo nei nostri confronti, e dà tutto se stesso per noi, e sono contento per questo. Ci sono stati anche dei momenti di gratificazione a livello sportivo? Sì, quando ho vinto il mio primo match a Campobasso, e lì ho iniziato a capire che allenandomi con impegno quasi tutti i giorni ti ridà delle soddisfazioni. Inizia a capire che quello che fai dopo ha un suo frutto. Passiamo a Claudio, uno dei ragazzi più piccoli di questo gruppo, ma comunque molto talentuoso. Claudio, ci sono stati dei momenti in cui hai avvertito maggiormente il peso delle difficoltà? Quando abbiamo fatto un allenamento in più, lì si sentivano i dolori muscolari. Come mai, diciamo, hai scelto di praticare questo sport? All'inizio pure io giocavo a calcio come Simone, dopo mi sono stufato, da lì ho iniziato karate, dopo ho fatto 8 mesi all'incirca, dopo ho saputo che Ivan apriva una palestra di Muay Thai e ho deciso di lasciare karate e mi sono dedicato alla Muay Thai. Come ti stai preparando alla sfida di Firenze? Molto allenamento e sacrifici, perché devo perdere 2 chili. Anche se sei già magrissimo. Vabbè. Il nostro allenamento, noi facciamo il clinch, che sarebbe lotta corpo a corpo. Usiamo ginocchiate, gomitate. E dopo c'è lo sparring, che sarebbe il combattimento, sempre leggero, moderato, perché alla fine siamo amici e quindi non ci veniamo. Loro sono i soldati e io sono il generale, quindi, cioè, alla fine loro fanno quello che io ho in mente di che loro facciano, quindi il loro percorso lo decido io, tutte le cose che loro devono solamente fare è allenarsi, impegnarsi, divertirsi. E poi quando escono dei match o delle nuove sfide, se si possono accettare le accettiamo, se no temporeggiamo per un futuro migliore. Allora, un grosso in bocca al lupo per la sfida di Firenze. Grazie mille.